Let's do it! Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi andiamo a fare una ricetta della tradizione pugliese, ovviamente della nostra cultura mediterranea. Andiamo a fare l'agnello alla salentina. Andiamo a vedere gli ingredienti che ci servono. Ovviamente abbiamo il nostro agnello, in questo caso abbiamo 1,350 grammi di agnello. Siamo andati a farlo a pezzettini piccolini così. Questa è la parte di una spalla e costine. Poi abbiamo fatto qua circa 650 ml di brodo vegetale. Come si fa il brodo vegetale? Sedano, carota, cipolla, uno spicchio d'aglio, lo mettete a cucinare 15-20 minuti, non gli mettete molta acqua e loro rilasceranno poi il loro sapore. A quel punto gli aggiungete il sale e va bene così. Aglio, del sedano, dell'alloro, peperoncino, prezzemolo, una cipolla tagliata grossolanamente, del pepe nero in polvere, del sale grosso, olio extravergine di oliva, della salsa di pomodoro 750, una classica confezione da 750 per 1,2 kg di agnello. E poi abbiamo del vino, ci serviranno circa 350 ml di vino. Io in questo caso sto utilizzando un vino molto buono, voi potete utilizzare anche un vino rosato, Io sto utilizzando un rosso, un Negramaro rosso bello corposo, però voi potete utilizzare anche un vino rosato. Nel Salento hanno dei vini rosati che sono spettacolari. Bene, dunque, cominciamo con la nostra preparazione. Allora, carissimi amici, la prima cosa che dobbiamo andare a fare è fare una mini marinatura, quindi non è che dobbiamo proprio marinare e lasciarlo per diverse ore, bastano quei 10-15 minuti di preparazione. Che cosa andiamo a fare? Andiamo a mettergli dentro la cipolla, l'aglio, l'alloro, il peperoncino, il vino per arrivare a coprirlo e poi andiamo a metterci un pochino di olio. Incominciamo dunque. Allora, adesso che sono passati i nostri 10 minuti, andiamo a filtrare il nostro vino, andiamo a dividere la carne da quelle che sono la cipolla, l'aglio, eccetera, eccetera, e inizieremo col nostro soffritto. Ok, allora adesso iniziamo a fare il nostro soffritto. Qui abbiamo la cipolla, qui abbiamo il nostro spicchio d'aglio che abbiamo recuperato anche lui dalla marinatura, l'alloro, e il nostro olio extravergine di oliva. Incominciamo dunque. Ok, il nostro aglio sta iniziando a sfrigolare e andiamo ad aggiungere anche la cipolla. Ok, adesso che la nostra cipolla si è appassita, e andiamo ad aggiungere i nostri pezzettini di agnello piano piano. E la facciamo dorare su tutti i lati.
poco vivace. Andiamo ad aggiungere il nostro vino che abbiamo filtrato e utilizzato per la marinatura. Lo copriamo dopo che abbiamo messo il nostro vino e lo facciamo cucinare a fuoco vivace fino a che il vino non è praticamente evaporato. Guardate, il vino ha evaporato bene, sono passati circa 20 minuti addirittura, si è assorbito bene, e andiamo ad aggiungere un pochino di brodo e tutta la salsa di pomodoro, il prezzemolo e un po' di pepe. Adesso lo copriamo e lo facciamo cucinare per circa altri 40-50 minuti, andando ad aggiungere un po' alla volta il brodo che abbiamo. Il profumo è ottimo. Allora, è cotto, come potete vedere, la carne si è staccata dalle ossicine. Ha un problema, ha un piccolo problemino. Che cosa succede? Il pomodoro è un po' troppo acido, quindi che cosa andiamo a fare per andare a risolvere questo piccolo inconveniente? E andiamo ad aggiungere un pochino di latte e una punta di zucchero, la punta di un cucchiaino di zucchero, o se volete potete aggiungere anche del miele. Ok, ok, dopo lo tappate, dopo che gli avete messo lo zucchero, il miele o il latte, lo mischiate un pochino, 5 minuti, e quindi è pronto. Adesso il nostro è pronto, andremo a impiattarlo. A questo punto, ve lo dico, fatelo solo adesso. Se avete seguito alla lettera la ricetta non ne avrete bisogno, ma se non l'avete seguita e con le dosi del sale non vi trovate, a questo punto potete andarla ad aggiungere, perché se voi andrete poi a riguardare la ricetta vedete che io il sale l'ho messo nella marinatura, quindi era sciolto all'interno del vino ed era comunque attaccato alla carne. Andiamo a impiattare. Ok, allora, come vedete il nostro agnello è pronto, è tenerissimo. Il sugo che c'è in eccedenza lo potete fare stringere ancora un pochino e utilizzare con della carne di agnello, se volete andate a tirare fuori, a tritare un pochino, la potete utilizzare per cucinare la vostra pasta. E invece così, questo è pronto, andiamo a provarlo. Tenerissimo. Questa è la ricetta che mi faceva la mia nonna. Ok, perfetto. Adesso, aggiungendo la punta di latte e di zucchero, si è proprio aggiustato in maniera perfetta. Vi saluto alla prossima ricetta dal vostro chef Stefano. Ciao.